colto di sorpresa tutto qui. Ma la prossima volta saprò come difendermi. E non credo che se la caverà meglio di me, cara. Sei identico a mio nonno. No, tu sei peggio di mio nonno. A te piace che ti tratti così? Se no, non mi provocheresti tanto. Vieni. No. Vieni. No, io stavo uscendo. E dove vai? Avrò pure il diritto di uscire un po', no? Ernesto ora se n'è andato. Voglio uscire. Devo comprare dei vestiti al bambino. Molto bene, ti accompagno. No, 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 voglio andarci da sola. Ormai non hai di che avere paura. Se vuoi puoi anche farmi seguire. Non farò niente che possa mettere in pericolo la vita di Ernesto, lo sai. Lasciami andare da sola, ti prego, non mi voglio sentire. Lasciami. Lasciami. Il tuo profumo mi fa impazzire. Fammi andare. Lasciami. 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 Sebastiano, lascia che ti spieghi come... come sono andate le cose prima che... Mi spaventi parlando così, Lily. Mio figlio sta male. Papà! Tesoro, che c'è? Lily mi ha trattato male. Mi ha sgridato. No. È la verità? No, Tony, non è vero. Sta esagerando. Lui mi ha disobbedito ed io... purtroppo ho perso la calma. Può capitare. Mi vuoi spiegare prima quello che è successo? Sì. Michaela mi aspettava al cancello della scuola. E quando Lily l'ha vista, l'ha fatta piangere. Gli ha detto delle brutte cose. E poi l'ha anche picchiata, papà. Come? È vero, ha dato uno schiaffo a Michaela. Perché l'hai presa a schiaffi, Lily? Perché? Perché sì. Perché ne avevo una gran voglia. Vai pure, se puoi. Vai, corri, vai a cercarla. Puoi chiederle scusa anche a nome mio, Sebastiano. Tanto lei è sempre riuscita a mettersi in mezzo a noi due. Sempre e dovunque. Anche nel nostro letto. Lily! Ciao, Sebastiano. Il portiere credeva che tu non ci fossi e così mi ha dato le chiavi. Non è possibile. No, sto sognando. Non sei andato via. Non sei andato via. Oh, non ci posso credere. Oh, amore mio. Non me ne andrei mai senza di te, mai. Come stai? Bene. Ma cosa sono questi segni? Niente. Che ti sei fatta? Non mi sono fatta niente. Ma questi sono leviti. No, non è niente, amore mio, non ci pensare. L'unica cosa davvero importante ora è che non sei partito e possiamo stare insieme. Ti ho picchiata ancora. No, amore mio, no, no, non ci pensare adesso. Sono qui con te, solo questo conta, solo questo. Quel ragazzo promette bene. Franco Gonzales mi è utile, quindi lascialo fare. Fino a che punto? Io non mi riferisco solo al lavoro, dottor Morandi. Che vuoi dire? Che lui è interessato a Giuliana. Quello è una rivista, dottor Morandi. E non capisco come lei possa essere tanto cieco. Una rivista? È probabile, ma di sicuro è un ambizioso. Ermanno. Cosa ci guadagnerebbe stare con tua figlia? Giuliana è in prova come tutti gli altri della famiglia. E se lei mi dovesse deludere, non sarà più una Morandi, è chiaro? Franco Gonzales, che vantaggio avrebbe a stare con la figlia di un Fioriti? E
Il ragazzo non è affatto stupido, sai. Un ambizioso non commetterebbe mai un tale errore. Dottor Morandi, io ho tentato di parlare con Giuliana, ma lei sa come sono i giovani. Sì, quando sì, e tu dovresti saperlo anche meglio di me come sono i giovani. Lei è ancora molto giovane e a te, alla sua età, te lo ricordi? Non importava disobbedire, ingannare, di giocare sporco anche. Quindi è logico che tu stia in pensiero per quello che fa Giuliana, perché hai il tuo stesso sangue. Tu in passato hai commesso peccati molto gravi. Io non dimentico. Lasci, Leonora, lasci. Porto io il caffè al signor Benito. Ti ho già detto mille volte che da diversi anni mi occupo io di questi compiti. È un motivo in più. Non si è stancata di tutta questa routine. Lasci che per una volta glielo porti io. Mia cara ragazza, tu cerchi di fare di tutto per ringraziartelo. Non è così, forse? Ma vedrai che molto presto a mio fratello cadrà la benda dagli occhi, tesoro. E allora non potrai più ingannarlo. A volte ho paura di parlare nel sonno. E pensare che se non l'avessi tenuto segreto, le cose sarebbero andate molto diversamente. Come può credere che l'abbia dimenticata? Anche lei è mia figlia. E ultimamente non faccio altro che pensare a lei. Ho taciuto. E così le ho rovinato la vita. Che ci fai qui, Giuliana? È questo il modo di entrare? Hai un'altra figlia. È vero quello che ti ho sentito dire? Su, rispondimi, papà. Rispondimi. No, non c'è. E non sai dove è andata? No, non lo so. Mi dispiace, ma forse grazie, è meglio... Grazie, Sonia, va bene. Puoi lasciarci soli, per favore? Sì, certo. Signora, volevo parlare con Micaela. Non sa dove è andata. A quanto vedo, lei ha coraggio da vendere e non sa cosa sia la vergogna. Signora, mi sa dire a che ora torna? Se lo sapessi, non glielo direi. Non voglio che si veda più con lei né con nessuno dei miei figli. Noi non abbiamo niente in comune con voi. Apparteniamo a un altro mondo, signor Morandi. Vada via, per favore. Io ho bisogno di vederla. E perché? Se Micaela non ha niente a che vedere con lei. No, si sta sbagliando, signora. Le cose non stanno come dice lei. Micaela e io ci siamo amati. Ci siamo amati molto prima di scoprire di essere fratelli.
Ma... che cosa mi sta dicendo? La verità, signora. Micaela e io ci amiamo dal giorno in cui ci siamo conosciuti. No, no. Vada via. Glielo chiedo per favore. Vada via di qui. Non sono più disposta ad ascoltarla. Mi perdoni, signora. Non sono venuto qui con l'intenzione di crearle dei problemi. Sono venuto a spiegarle perché desidero vedere Micaela, signora, e lei non vuole capire. No, no, vada via, non aggiunga altro. Signora, io non sono colpevole di quello che sento. Sì, sì. Invece, lei è colpevole di moltissime cose. Tutta la sua famiglia è colpevole del male che ci è stato fatto. Lasci Micaela in pace. Per favore, signora, non mi giudichi così. Lei non vuole capire. Non potrò mai capire. Addio, signor Morandi. Lidia, ti senti bene? Sì. Sì, Sonia, sì. Mi sento bene. Per favore, tesoro, considera un segreto tutto quello che hai sentito. Giuliana. Ciao. Te ne vai? Sì, questa sera sono piuttosto stanco. È successo qualcosa? No. Giuliana, credo che non ti faccia bene discutere continuamente con tuo padre. Tu come fai a saperlo, Franco? Secondo me sarebbe la cosa migliore per tutti. Volevo farti una domanda. Hai perdonato tuo padre? Che vuoi dire? Non capisco. Le due famiglie, l'inganno, il dolore che ha provato tua madre quando l'ha saputo. L'hai perdonato? Giuliana, io credo che certe cose vadano dimenticate al più presto. Ma non capisco, perché vuoi saperlo? Perché questa domanda? Mio padre ha un'altra figlia. Che cosa? Sì. L'ho sentito mentre parlava con il signor Benito. E ora voglio sapere chi è. Lui non me lo dirà mai, ma io riuscirò a scoprirlo. Sta attenta al signor Benito. Essere curiosi in questa casa può causare seri problemi di salute. Ernesto? Ernesto? Sei tu, Sebastiano. Ma che vi prende? Ciao, Sebastiano. Poco fa abbiamo sentito dei rumori e mi sono spaventata. È terrorizzata, Sebastiano. Dobbiamo fare qualcosa. Quello che è successo a quella ragazza, Mary's, è spaventoso. È venuta a casa a parlare con me questa sera. Come è venuta a parlare con te? Sì, sì. Le ho dato del denaro per Ernesto e le ho detto che doveva lasciare al più presto il paese, che la sua vita era in pericolo. Poverina. Ti rendi conto, Sebastiano? È venuta da me ed è morta tra le mie braccia. Dovete lasciare il paese immediatamente. Ma come, Sebastiano? Non posso nemmeno uscire di casa. Non lo so, ma dobbiamo procurarci dei passaporti per te e per tuo figlio. Non resisto più, muoio di paura in quella casa. Devo andarmene da lì il più presto possibile. Non voglio che mio figlio rimanga in quella prigione. Lo so, Robert. E quell'ematoma che hai sul collo, chi te l'ha fatto? No, non è niente, no. Non me ne sono neanche accorta. Non è niente di importante. Roberta, sei disposta ad abbandonare il paese con Ernesto e con tuo figlio? Sì. Bene. Allora ti consiglio di tornare subito a casa, si è fatto molto tardi. Io ti accompagnerò fino a un certo punto, poi scenderai dalla mia macchina e prenderai un taxi. Non perdiamo tempo. È molto pericoloso, non devono sospettare che vi proteggo. Inventa una scusa. Amore, fa attenzione, mi raccomando. Sì, sta tranquillo. Ernesto. Sì.
Per favore, segui le mie istruzioni. Non rispondere al telefono, sì. E tieni sempre spente tutte le luci, sì, che danno sulla strada. Attento, mi raccomando. Sì, Sebastiano. Mamma, sono le 2 di notte. Non avevo sonno e mi sono alzata. Io invece muoio di sonno. Mi sento distrutto. Me ne vado a letto. Dormi bene. Hai bisogno di riposo. Ciao. Notte. Se sapessi, Michaela, che sei libera, libera di amare Sebastiano. Ma ormai è tardi. Troppo tardi. Perdonami, figlia mia. Perdonami, perché sono colpevole della tua infelicità. Avanti. Buongiorno, signor Benito. Le ho portato io la tisana. Ho convinto Leonora, non è stato facile. Bene, finalmente ha capito che è meglio essere serviti da una ragazza giovane e bella. Grazie. In realtà volevo parlare con lei, signor Benito, ma non avevo il coraggio di disturbarla. Suppongo che sappia di cosa si tratta. No, però la curiosità femminile non ha limiti. Parla pure, Giuliana. Dunque, da quanto tempo sa che mio padre ha un'altra figlia? Sinceramente, lo so da sempre, Giuliana. Del resto, non c'è segreto che io non conosca della gente che mi circonda e soprattutto di coloro che lavorano alle mie dipendenze. È così. Tuo padre ha un'altra figlia. E lei la conosce? Non molto. Però sa chi è? Sì, certo. Signor Benito, io sento la necessità, il desiderio di conoscerla. Dove posso trovarla? Dove vive? Pretendi troppo. Mi chiedi molte cose in cambio di una tisana, cara ragazza. Si metta al mio posto. Sono delusa da mio padre. Io non so come ha potuto mantenere un simile segreto per tutti questi anni. Ah, Giuliana, Giuliana, sei giovane e inesperta. Noi uomini manteniamo molti segreti nel corso della nostra vita. Alcuni inconfessabili. Ti chiedo soltanto una cosa. Non giudicare superficialmente tuo padre. Non ti ha fatto mancare nulla. E a lei? Lei non ha avuto mai bisogno di lui. Signor Benito, io voglio sapere chi è. Io voglio conoscerla. Un giorno lo scoprirai. E se quel giorno tarderà ad arrivare, sarò io stesso a dirtelo. Te lo prometto, Giuliana.
Walter, che ti succede? Perché non vuoi che rimanga? Non è che non voglio. Preferisco che tu non sia qui. Sto aspettando Osvaldo e l'ispettore Gastaldo. Ma Osvaldo mi conosce benissimo. Sì, lo so. Ma vedi, il problema è che si tratta di una riunione di lavoro. Non puoi restare. Non vuoi neanche dirmi qual è l'argomento di questa riunione? Sì, si tratta di quella ragazza, Amneris. Te ne avevo già parlato. Vedi, più tempo aspettiamo, più tempo diamo all'assassino di scomparire. E va bene, me ne vado. Ma prima ti preparo qualcosa da mangiare. E qualche litro di caffè. Sai come Osvaldo, lo conosci? Va bene, d'accordo. Grazie. Spero di poterti ripagare un giorno per tutto quello che stai facendo per me. Grazie. Che cosa succede, Tony? Hai perso qualcosa? No. Tony, non è giusto che mi tratti così. Perché non ne parliamo? Io non ho niente di cui parlare con te. Bene, comunque potresti dirmi che cosa hai perso. Posso aiutarti a trovarlo? La mia cartellina da disegno è a casa di mio padre. E perché la stai cercando? Ti serve? La professoressa ci ha chiesto di portare disegni di tutto l'anno. Mi è venuta un'idea. Io vado a cercarla a casa di tuo padre. E intanto tu fai il bagno. Lì non c'è nessuno, che te ne pare? E come farai ad entrare? Sorpresa. Io so dove tuo padre ha nascosto la chiave. Vado subito lì e ti porto la cartellina. Contento? D'accordo? D'accordo. E Sonia non ti ha detto dove andava, mamma? No. Mi ha detto che sarebbe andata a cercare un lavoro, però non mi ha detto dove. Come un lavoro? Non può cercarsi un lavoro se ha la bambina. Chi terrà la bambina? Oh, non ti preoccupare, questo si vedrà. Lei non è come quelle persone che possono rimanere tutto il giorno con le mani in mano. Le piace lavorare, poi ci sono io, posso occuparmi io di mia nipote. E ci sei tu, se sei disposta a collaborare. Buongiorno. Buongiorno, tesoro. Ciao, mamma. Ciao. Ciao. Bene, mi pare che sia tutto in ordine. Devo ammettere che ero preoccupata, mamma. Mi hai chiamato a casa di Chiara e mi sembravi così ansiosa. Che succede? Mario. Sì? Potresti lasciarci sole, per favore? Perché? C'è qualche problema? Mario, per favore. Va bene, va bene.